Buonasera, buonasera gentili telespettatori e bentrovati a 8 Gol, il salotto del calcio di 8 Channel. Dicevo, platea ricca di grandi ospiti questa sera e cominciamo con il presentare l'allenatore Andrea Agostinelli. Buonasera. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Giovanni Scotto, Quotidiano Roma. Buonasera, ciao Gianluca, buonasera a voi. E buonasera a Sonia Lantella, responsabile della redazione sportiva di 8 Channel, inviata ovunque al seguito del Benevento. Sonia, buonasera. Buonasera, un saluto ai telespettatori. E devo farti complimenti anche per la mise questa sera e per le scarpe soprattutto, che sono una cosa speciale che abbiamo ammirato. Grazie. Tutti prima della trasmissione. E poi, dulcis in fundo, il tecnico, l'allenatore del Benevento Calcio, Fabio Caserta. Buonasera. Buonasera, Caserta. Buonasera a tutti. Il tempo è galantuomo e il Benevento sarà protagonista di questa stagione esaltante di Serie B, che è molto più vicina alla A rispetto agli anni passati. C'è questa slide, prima di andare a darvi la prima pillola di mercato, perché ci stiamo collegando con Milano, il calciomercato chiude domani alle 23, come sapete, quindi ci collegheremo tra qualche secondo con Milano e con un giornalista della RAI molto ma molto esperto di calciomercato. Però guardiamo questa slide, perché l'abbiamo titolata "Alla ricerca dell'equilibrio". Ora, 4-3-3, 4-2-3-1, io sfogliando, diciamo così, i trascorsi di Caserta, seguendo la Juve Stabia, il Perugia, insomma, il 4-3-3 è l'input primario dell'allenatore di Caserta, quindi il modulo di Caserta è il 4-3-3. Ora ricordo che a Perugia in qualche circostanza non è stato possibile utilizzarlo per l'assenza di alcuni calciatori, mi pare che in quella circostanza è stato utilizzato anche la difesa a 3, una volta, per qualche partita si è giocata anche con la difesa a 3. Perché poi ha virato Caserta verso il 4-2-3-1? Perché sono i calciatori che fanno i sistemi di gioco, perché secondo me l'allenatore deve avere un'idea e poi in base ai calciatori che hai in rosa devi cercare di valorizzare al massimo i giocatori che hai in rosa, e credo che questa squadra possa giocare sia con l'uno che con l'altro sistema di gioco in base a tante cose, in base ai momenti, in base alla squadra che vai ad affrontare, perché poi nel 4-3 a me piace sempre alzare un centrocampista e metterlo sotto la prima punta, quindi diventa sempre 4-2-3-1. Ma qual è infatti il più equilibrato secondo in lei? In questo momento credo che il 4-2-3-1 ti dia più equilibrio in questa squadra, avendo dei giocatori, soprattutto giocatori di gamba sugli esterni, ti dà più soluzione in mezzo al campo. Torniamo all'argomento però dell'equilibrio, vorrei analizzarlo con Andrea Costinelli. Sentite il ragionamento di Caserta, mi sembra che sia... L'equilibrio è proprio quella parola in cui bisogna dare tempo all'allenatore, no? Nel senso che io prima stavo vedendo un inserimento di Ionita sul secondo palo, su un cross da destra. Questo vuol dire che quando giochi con un 4-2-3-1 vuol dire che sei comunque una squadra propositiva, basta poco per vederlo, quanti giocatori porti nella metà campo avversari. Il Benevento ce l'ha. Siccome l'allenatore è nuovo, siccome ci sono giocatori nuovi, bisogna aspettare un attimo che certi equilibri possano avvenire perfetti. Per esempio, questo errore, ovviamente, sicuramente mister Caserta non lo vorrà più rivedere, dal portiere in primis e dai difensori magari di una lettura sbagliata, però fa parte della normalità, degli errori, anche delle cose fatte bene, no? Che bisogna continuare a fare, quindi che possa servire un giocatore o due giocatori lo sa solo l'allenatore. Noi possiamo dire quello che vediamo, ma visto due partite onestamente è poco, quindi dico questo. C'è una bella slide, che eccola qui, che ha anche mostrato sui social il calciatore, tutte le maglie del Benevento degli ultimi anni, 100 di Roberto Insigne. Le fa gli auguri, gliel'ha già fatti per le 100? No, lo sto vedendo adesso. Io posso solo dire che un ragazzo, al di là del calciatore, è un ragazzo eccezionale, si allena sempre al massimo, un giocatore che ha delle qualità importanti, secondo me deve capire la forza che ha, perché lui a volte, l'ho visto anche in passato, deve trovare un po' più di continuità, perché secondo me gli manca questa, la continuità. È un giocatore veramente, al di là del calciatore, che può piacere o non può piacere, ma è un ragazzo eccezionale, che si allena sempre al massimo, sempre sorridente, sempre disponibile verso i compagni, quindi gli facciamo gli auguri per questa 100esima partita. Io penso che poi alla fine questa è una rosa importante, la rosa del Benevento, la società è sempre vigile e sa che se
decide di prendere un giocatore deve alzare il tasso tecnico di questa squadra. E vi assicuro, non è facile trovare un giocatore, perché noi abbiamo i giocatori rosa importanti dal punto di vista tecnico e tattico, quindi la società è vigile. Poi quando vogliono i calciatori, il presidente Vigorito l'ha sempre dimostrato, quando vuole un calciatore lo paga, lo va a comprare e lo paga. Non vede il motivo per cui, se c'è una squadra interessata alla Padula, deve andare in prestito. Se vuole una squadra, vuole un calciatore, lo paga, come fa il Benevento. Quindi non vede il motivo, perché sento dire prestito, poi deve anche dare l'ingaggio anche del Benevento. Non mi sembra la società quando vuole un calciatore lo compra. Ecco Presidente, io comincerei subito da questo excursus che ho fatto dall'inizio, insomma la grande carattere con l'Alessandria, la vittoria a Rimonta, il bel gioco a Parma e poi la sfortuna. L'illusione di lunedì scorso al Maradona, anche se inamichevole, e poi questo piccolo passo indietro in casa con il Lecce venerdì. Che succede? Succede quello che tutti gli addetti ai lavori dicono, che le prime partite non sono, diciamo così, dei testi attendibili. C'è molta approssimazione nella preparazione, negli schemi, e non capisco perché improvvisamente, quando qualcuno rimane un po' deluso, fa cadere il mondo. Quando invece stiamo vincendo si dice: beh, non illudiamoci, non ci illudiamo e non ci disperiamo, aspettiamo questo primo trittico di partite, nelle quali credo che, anche avendo riavuto la rosa completa, non dimentichiamo che mancava qualche calciatore anche a noi, e poi cominceremo a dare i primi giudizi. Catastroficamente, la solita espressione, non eravamo forti, non siamo deboli, non è questo. Siamo alla terza partita di campionato e credo che emettere giudizi oggi sia quantomeno intempestivo. Certo. Ma un po' il curriculum, non tanto di risultati sportivi, perché Caserta come allenatore è piuttosto giovane, ma il modo con cui fa giocare la squadra. Diciamo che, pensando a un campionato come questo, dove era evidente che le squadre di B, questo campionato di B sarebbe stato un campionato più difficile, e ci voleva, secondo il giudizio di Foggia e il mio aspetto estetico, un allenatore che facesse giocare la squadra. Eravamo un po' stanchi di non vedere un bel gioco in campo. La sua capacità di relazionarsi con il gruppo, e le voci che mi arrivavano dappertutto era che Caserta ha conservato un animus da calciatore, ma un distacco da allenatore, quindi capacità di comprendere il calciatore senza diventare un calciatore allenatore. E terzo e non ultimo, la sua capacità di relazionarsi con l'ambiente. È un ragazzo probabilmente col DNA calabrese, quindi parla poco, molto diretto. Sud, no? Uomo del sud. Sì, ma è molto diretto. Normalmente gli uomini del sud, a partire da me, sono uomini che, per dire a uno che è cretino, ci mettono una mezz'ora e poi dicono: non mi sembri molto intelligente. Lui invece dice: sei cretino. E qualcuno ci rimane un po' male, però ha guadagnato tempo lui e l'altro, perché se è vero se ne va, se non è vero glielo spiego. E questo modo diretto di Caserta è un modo che mi aveva colpito già ai tempi della Juve Stabia. Era già osservato da noi, poi c'era stato questo cambio di passo B, A, A, B, e quindi c'era un po' sfuggito di mano. Volendo fare un progetto con un calciatore con idee nuove, ambizioso ma umile allo stesso tempo, magari non è un campione nel calcio giocato, ma è uno che vuole arrivare nel calcio pensato, abbiamo scelto Caserta. Bene, e infatti a proposito di allenatori che fanno giocare la squadra, ho dato un'occhiata agli score delle prime partite. Il Benevento è tra le prime squadre per possesso palla, e con il Lecce ha avuto il 68% di possesso palla, il 32% l'ha avuto il Lecce. Questi sono dati che servono a poco a volte per vincere una partita, però certamente dicono che chi ha questi dati fa giocare la propria squadra. Ciro. Allora, ci sono allenatori giochisti e poi sono quelli risultatisti, no? Diciamo che la nostra categoria, un po' come ai tempi di Brera e Palumbo, negli ultimi anni si è divisa tra colleghi che amano un certo tipo di allenatori ed altri invece che... Io
lo sai benissimo, non ho fatto mai mistero, appartengo assolutamente alla categoria dei giochisti. Sono amico di Arrigo Sacchi, che considero il mio mentore spirituale, calcistico, professionale. Non avendo avuto la fortuna di godermi da vicino Michel e Kovacs, ho avuto modo di frequentare Arrigo, quindi è ovvio che certi allenatori poi, insomma, li ho sempre seguiti. Io credo che al di là dei risultati, che sono una somma di tante cose, perché puoi anche vincere col Dream Team, ma questo non vuol dire che sei un grande allenatore, o retrocedo con una squadra scarsa, però facendo giocare bene magari sei un buon allenatore, per dirti che non sempre gli almanacchi, insomma, vanno bene per i tifosi. Credo che gli addetti ai lavori dovrebbero avere una valutazione diversa. Mi ha fatto piacere sentire il presidente che certi allenatori li sceglie in base ad alcune valutazioni. Bene, io credo che dai tempi di De Zerbi a Benevento non ci sia stato un tecnico con questo tipo di idee, non dico più bravo di Baroni, di Inzaghi, ma comunque con un'idea del calcio offensivo e anche dello stile dello spettacolo che dai tempi di Roberto qui a Benevento non c'era. E credo che Caserta sia un allenatore vincente, sia un allenatore che chieda molto a se stesso e quindi alla squadra. E non è un panegirico lessicale giusto perché siamo qui a Benevento, c'è il padrone di casa che magari è qui presente, che diciamo che ci vuole tempo d'altro. No, c'è una spiegazione calcistica. Ci sono allenatori, i cosiddetti risultatisti, che possono magari già chiedere e ottenere subito dalla squadra perché chiedono poco tatticamente. Gli danno gli stilemi di gioco, ma non chiedono tantissimo, soprattutto nella fase di creatività. Si affidano molto alla giocata, all'essere individuale, quindi è molto più semplice, ci vuole meno tempo per assemblare quel tipo di squadra. Certo. Ci sono invece allenatori, che io chiamo maestri di campo, e faccio dei nomi, Sarri, De Zerbi, Dionisi, Italiano, i primi che mi vengono in mente, che hanno bisogno, e metto Caserta tra questi, che può diventare un epigono di questi giovani allenatori a certi livelli, che hanno bisogno di più tempo perché chiedono più cose alla squadra. Chiedono più cose e per chiedere più cose ci vuole più tempo. Poi, come ricordava l'ottima Sonia, ha avuto anche un precampionato difficile perché alcuni giocatori che sono apicali nel sistema di gioco di Caserta non erano presenti. Però credo che alla luce di ciò che ci ha detto questo abbrivio di stagione dobbiamo pensare in modo positivo, perché l'allenatore che ha bisogno di tempo su 3 gare ne ha sbagliata una, perché a Parma, chi ha visto la partita, non, senza gli occhi fedeli di prosciutto, il pari poteva anche andare stretto alle streghe. Certo. Con Alessandro mi sembra che la squadra abbia fatto una bella partita, prima giornata, grande rimonta. Con Lecce oggettivamente devo dire che soprattutto nel primo tempo non mi sembrava una squadra di Caserta, però ripeto, ci vuole tempo, però l'allenatore è giusto e ha la fortuna di avere un presidente che sa aspettare e un direttore sportivo che secondo me è tra i più competenti e preparati dello stivale. Vorrei chiarire una cosa che magari era nelle domande nell'aria. Noi non abbiamo l'abitudine di addebitare responsabilità durante un campionato a un componente. Quindi il gioco a trovare il responsabile a fine campionato, qualcuno dice, molti hanno pensato che il responsabile fosse Foggia perché lo ha riconfermato, molti pensavano che il responsabile fosse Inzaghi perché è andato, cioè che Inzaghi poteva farlo perché l'ha mandato via. Io credo che se vogliamo tenere fede a quello che è il concetto del calcio, che è una squadra formata dal magazziniere al presidente, quando un campionato va male hanno sbagliato tutti, ognuno per le proprie competenze, ognuno in momenti diversi. Se gli errori si cumulano nello stesso periodo retrocedi, perché magari un errore di uno delle componenti durante il campionato può essere compensato dal mancato errore degli altri. Noi nel girone di ritorno, cosa che vorrei chiarire ancora, della Serie A, non è che eravamo diventati una squadra diversa del girone di andata, non è che non avessimo comprato dei calciatori e né potevamo esonerare un allenatore, come qualcuno dice, che era all'11° posto in Serie A. Potevamo semplicemente sperare e pensare di continuare lo stesso campionato, anche perché qualcuno dovrebbe ricordare che i 6 mesi di ritorno avevamo tutti gli scontri diretti in casa, con quelle squadre che precedevamo di 10 punti.
Quindi immaginavamo, avendo rinforzato quelle che sembravano i punti deboli, con una carenza di centrale difensivo per motivi di mercato, che potessimo arrivare alla salvezza. Non c'era sfiducia o fiducia, c'era una squadra che vinceva da un anno e mezzo. Io direi ai detrattori di Inzaghi, qualcuno se la sentiva di esonerare un allenatore da record in B e da decimo posto in A? Qualcuno se la sentiva di esonerare Foggia, che aveva fatto la squadra della B e la squadra della A con questi risultati? No. Qualcuno pensa che Vigorito poteva dare le dimissioni, diciamo, piglio un altro al posto mio? No, perché era lo stesso presidente di prima. Il calcio è così. Oggi leggevo una frase molto bella, io penso che la dovremmo ricordare tutti, che quello che succede oggi è la conseguenza delle azioni che abbiamo fatto ieri. Se oggi facciamo le stesse cose di ieri, domani sarà uguale a oggi. Quindi proviamo a pensare cosa fare oggi perché il domani sia diverso da ieri. Riccardo Improta, ci hai giocato insieme. Secondo te quei dati parlano loro, non parliamo noi, che dicono che lui ha fatto una differenza abissale e importante in Serie B, con 30 gol e 12 assist, un po' meno in Serie A. È attendibile, cioè riflette la realtà delle cose? Sicuramente le categorie sono diverse, però sono molto d'accordo con Fabio, nel senso che Lapa è un giocatore che è un lusso per la Serie B, non siamo qui a dire, perché si sa, è molto importante averlo in squadra, soprattutto per il lavoro che fa, perché in Serie B lui ti dà una mano, ma fa la differenza in attacco, invece in Serie A ci ha dato tantissimo aiuto anche in fase difensiva, ed è importantissimo questo, quindi è un giocatore molto importante. Sono molto felice che è rimasto qui con noi e sicuramente farà bene. Da Pozzuoli, nato a Pozzuoli, quindi napoletano, ma tu lo sai, la volta scorsa proprio abbiamo fatto la conta dei napoletani in squadra. Allora, Improta, Acampora, Letizia, Insigne, Elia, che è di origini napoletane perché il papà e i familiari sono napoletani, e poi c'è Pastina, che è di Battipaglia, Talia, certo, e poi Brignola, che è campano, voglio capire, ma poi c'è Pasquale Foggia, che è napoletano, Gigi Cassano, che è napoletano, Enrico D'Andrea, è il medico, insomma avete creato una bella, un bel gruppo di napoletani, ecco. Ci racconti qualcosa, insomma, che succede nello spogliatoio? Non ti posso raccontare tutto, però siamo un bel gruppo, bei personaggi, perché poi sono vari caratteri. Cioè, ma Roberto Insigne, per esempio, è come il fratello, canta. Lui è legatissimo. Mi piacciono Insigne. Le polpette, sai, quello sì, che cantava. Assolutamente. Roberto è sempre quello più bordellaro, diciamo. È sempre più casino. Roberto Insigne. Sì, più melodici, ovviamente, ma piacciono anche a lui. Sono bei personaggi, pure Enrico Brignoli l'ho conosciuto adesso, ma è un bel personaggio, molto simpatico. Quindi, che è del Beneventano, no? Sonia? È di Telese. Sì, è di Telese proprio. Vabbè, insomma, c'è un gruppo di napoletani molto nutrito, praticamente quasi mezza squadra è campana, quindi senza volerlo Vigorito ha creato quello che anni fa voleva creare De Laurentiis, non c'è mai riuscito. Insomma, mi quindi piacerebbe che i giocatori di oggi potessero parlarsi un po' di più quando vanno al ritiro, purtroppo con i cellulari oggi è diventato un po' un problema. Ecco, una cosa che critico nel calcio è questo, però qualche anno fa gli allenatori facevano anche levare i cellulari, oggi mi sembra proprio invece che vanno via, non ce la fanno più neanche gli mi allenatori. Pare che Caserta però qualche restrizione sì, l'abbia introdotta, vero? In quasi tutte le zone dello spogliatoio, ritiro, non ci può essere. Neanche male. A pranzo, a cena mai? No, perfetto. Mai, nessun allenatore. Però il mister non vuole nemmeno nello spogliatoio. Su questo devo dire la verità, è una bella cosa, perché comunque è verissimo che capita che siamo in ritiro, se ti guardi un attimo intorno siamo tutti col telefono, quindi è brutto. È stato il compleanno di Caserta, sabato prima della partita, guardate questa bella foto che dimostra anche che bel gruppo ci sia nel Benevento, nella squadra, all'interno dello spogliatoio, ma anche in tutti gli altri elementi che gravitano attorno al club, vero Riccardo? Questa è una foto che dice tutto. Ci sono stati tutti bei gruppi questi anni, questo è il quarto anno. Quest'anno c'è un qualcosa in più, c'è un qualcosa di particolare che non ti so spiegare, perché sono arrivati anche tanti ragazzi per bene, educati, si sta creando davvero un bel gruppo, una bella squadra. Questo è anche grazie al mister, perché io lo conosco, sono stato compagno di squadra e compagno di spogliatoio a Castellammare e poi l'ho visto adesso come allenatore, lo sto vivendo, quindi
prima di tutto lui sì è un duro eccetera, però comunque è un bravissimo ragazzo, una bravissima persona, quindi ci sta cercando di unire il più possibile, questa è la cosa fondamentale poi per raggiungere degli obiettivi. No. L'aspetto difensivo è migliorato decisamente. Insomma, abbiamo analizzato alcuni punti della partita di ieri con il Perugia, dello 0-0 tra Benevento e Perugia, di questa prima fase del campionato delle streghe. È emerso un dato però, volevo chiedere a Alessandro Vogliacco prima di andare su altri temi. Perché secondo te questa discrasia dal punto di vista del gioco tra le partite casalinghe e quelle in trasferta? Allora, secondo me perché in trasferta la squadra che gioca in casa deve sicuramente prova a vincere, perché tutti in casa vogliono provare a vincere, quindi lascia spazio. Sono più aperte e ci lasciano, rischiano di più. In casa ti aspettano tutti e tutti sono chiusi, non vedono l'ora che tu sbagli per ripartire, e quindi è più difficile trovare gli spazi giusti. Guardiamo queste slide, perché abbiamo anche parlato in queste puntate, nelle ultime puntate, quindi lo facciamo anche oggi, dei lavori in corso, del progetto tecnico-tattico di crescita di Fabio Caserta, dal punto di vista anche del sistema di gioco. È chiaro che alla fine poi sono le interpretazioni che fanno le differenze, però insomma, dobbiamo cercare necessariamente di semplificare il discorso, non possiamo entrare troppo nel dettaglio. Allora, tra questi tre sistemi di gioco proposti da Caserta finora, 4-2-3-1, 4-3-3 e 4-4-2, qual è il più equilibrato? Specchia. Ma guarda, è una domanda alla quale non si può dare una risposta, perché non esiste un sistema il più spregiudicato, il più equilibrato. Il 4-4-2 copre il campo meglio di tutti gli altri, perché quindi la squadra è disposta meglio in equilibrio, quindi è quello che secondo me abbraccia più spazio, e quindi potresti svolgere un 4-4-2 senza grandi disequilibri nella manovra. Il 4-3 è quello magari apparentemente il più offensivo, ma dipende tutto da come lo vuoi fare. Come intendi, cioè, che interpretazione vuoi dare al modulo, al sistema, anzi parola modulo non mi piace, il sistema si modula, per esempio il 4-3-3 qualche volta io lo modulo, faccio 4-3-2-1, cioè modula, ma il sistema, parliamo di sistemi non di moduli. Il 4-3-1 può sembrare quello che va più di moda, molte squadre vincenti ultimamente usano questo, molto europeo, molto europee, però io credo che non c'è, la domanda a cui mi chiedi una risposta dobbiamo necessariamente semplificarla, perché altrimenti entreremo no, nei meandri, no, ma evidente, diciamo, non so Diago cosa può aggiungere di più. No, posso solo dire che 4-4-2 e 4-2-3-1 è similare, perché vuol dire solo far giocare le punte in orizzontale e in verticale, sono sempre due attaccanti, solo che uno gli gioca dietro e uno gli gioca laterale. Invece il 4-4-2 gli gioca in orizzontale. Io faccio l'avvocato del diavolo, scusa. No, ma te lo dico. Boncini e la Padula, ti spiego, nel 4-4-2 faccio un esempio. L'altro invece dovrebbe essere sotto punta, ma tu chi ci metti sotto, se sono in verticale, però tu dietro non devi avere un attaccante. Ma perché? Ma tu pensi che esiste. Ma domanda, no? Ma perché se Moncini o la Padula lo faccio giocare dietro invece che orizzontale? Ma cosa cambia? Moncini magari un po' più avanti, la Padula cambia poco. Allora, forse tatticamente uno vuole dire, allora, siccome tu giochi dietro la punta, il centrocampista centrale della squadra avversaria va sempre preso per non farlo giocare, tu quando c'hai una punta di ruolo che è una punta centrale te lo fa per 5 minuti e poi non te lo fa più, ecco. Questa è un po' l'idea, ma adesso pensiamo un attimo a come si può sviluppare il gioco per essere più pericoloso. Il problema, come diceva anche Paolo, non è un problema. Guardiamo anche l'altra slide, allora, così entriamo giusto. Non è un problema di numeri, io ecco ve lo ripeto ancora, perché il 4-3-3 io ho due ali, ma se io ho tre centrocampisti che non vanno a farmi gol o non mi diventano trequartisti o punte aggiunte, non ci fa niente solo con tre giocatori oggi. Rispondi qua, Andrea. Qual è il più offensivo? Prima cercavamo l'equilibrio. Il più offensivo ti posso dire. Allora, domanda: se tu nel 4-4-2 c'hai due ali e due punte, chiaramente sarà più offensivo, certo, perché c'è un centrocampista in meno e una punta, certo, in più, certo. Se tu nel 4-4-2 le ali sono, uno è un terzino alla Darmian o è un terzino dall'altra parte, è meno offensivo dell'altro, meno offensivo, quindi non c'è. In linea di massima, se in un 4-4-2 ci sono due ali e due punte centrali, è ovvio che sulla carta è più offensivo e diventerebbe il 4-2-4 nel momento in cui c'è la palla.
Boccone di traverso, un pranzo sicuramente non piacevole per i beneventani. Noi sorridiamo ovviamente perché poi vedrete questa trasmissione la indirizzeremo nel senso dell'ottimismo. Ovviamente il Benevento è lì tra le prime squadre della Serie B in assoluta pole position per arrivare fino in fondo. Enrico Fedele, lei oggi era al Vigorito, ha visto la partita. Che Benevento ha visto? Brutto. Mi aspettavo qualche cosa in più. Benevento non mi convince. Purtroppo non mi convince. Nel senso che, soprattutto in mezzo al campo, io per carità faccio un'analisi tecnica, non è un'analisi, diciamo, di critica, ma è una la mia considerazione. Benevento dovrebbe giocare con un 4-2-3-1. Però c'è due giocatori uguali. Sarebbero Viviani e Calò. Due centrocampisti uguali. I quali non sveltiscono la manovra, perché è una manovra lenta. Ora, io credo che il Benevento, invece, abbia la possibilità di avere degli esterni che saltano l'uomo e diano una mano alla padula, che è l'unico che può fare gol. Cioè, il Benevento crea poco e non ha giocatori, dovrebbe essere Ionita da rifinire. Ma Ionita gioca in un posto, ma non è suo. È come se pigli un cavallo di trotto che deve giocare a trotto, che corre a trotto e lo fai correre a galoppo. Allora dico, oggi il Brescia da un punto di vista fisico aveva una valenza maggiore e usciva bene dall'area di rigore. Il Benevento io l'avevo già visto per televisione con il Lecce, poi l'ho visto anche, per esempio, tu hai detto perdi agli ultimi minuti con il Parma, sì. Ma sono due sconfitte diverse. Al Parma è stato un furto del Parma. Poi il Benevento, c'è l'analogia dell'errore. Dell'errore offensivo alla fine della... Qua sono stati. E poi una cosa. Questa squadra, che ha anche qualche giocatore esperto, deve capire, e non solo i giocatori, che quando non si vince una partita, non si deve perdere. E quando bisogna fare un fallo, bisogna fare un fallo. Lo doveva fare Click in quel caso? Oh, Click. Ma Letizia ha tentato di fare un fallo, ma non l'ha colpito. Allora dico... Siamo ancora agli inizi, il Benevento può sicuramente tentare di andare anche in una formula diretta, però deve migliorare, a mio giudizio, nel gioco e anche, secondo me, nella disposizione tecnica. Questo come la vedo io. E allora, partiamo subito, entriamo nel vivo della discussione, però prima di guardare la prima slide andiamo alla Sonia Lantella. Sonia, diciamo subito ai nostri telespettatori che cosa è successo oggi nell'incontro tra il presidente Vigorito, il direttore sportivo Foggia e l'allenatore Fabio Caserta. C'è stato un incontro di chiarimento, c'era anche il responsabile dello staff sanitario D'Andrea, i collaboratori di Caserta, come hai detto tu il direttore sportivo Foggia. C'è da dire che Vigorito aveva già avuto modo di parlare con Caserta e con Foggia subito dopo la partita. Si è intrattenuto con loro per un po' di tempo, credo che abbiano fatto tardi la sera nel rientrare a casa. Vigorito ha ribadito comunque gli obiettivi. È chiaro che ci può stare una sconfitta, ma non in quel modo. E soprattutto l'intento di Vigorito è quello di dar spazio, per carità, ai calciatori di esperienza, ma se possono alzarti l'asticella. Nel momento in cui ci sono calciatori di esperienza che sono in difficoltà, devi avere tu allenatore il coraggio di buttare nella mischia dei giovani che hai. Faccio l'esempio di Vojacco, faccio l'altro esempio di Serio. Credo che Vigorito abbia voluto ribadire questo concetto che aveva già trasferito ai suoi dipendenti, diciamo così, a inizio stagione, anche perché non è stata casuale la scelta di mandar via qualche esperto che non rientrava più nei piani prendendo dei giovani, perché siamo onesti, l'esperienza c'è, ma è quella della passata stagione. Quando la società è andata ad intervenire sul mercato, lo ha fatto prendendo tutti giovani, come Calò, come Viviani, Elia, Vojacco. Allora, ecco, Vigorito dà massima
autonomia, come giusto che sia, all'allenatore, ma con la consapevolezza che c'è sempre un obiettivo di vittoria del campionato, perché sarebbe folle dire a priori a me non interessa la vittoria del campionato, ancor più folli dirlo con una squadra comunque importante come quella del Benevento, che ha delle mancanze, le andremo ad analizzare, ma comunque importante anche sulla base di quelli che sono gli organici delle altre compagini. Ma è anche vero che laddove c'è qualche calciatore di esperienza che non ti consente ugualmente di raggiungere quell'obiettivo, perché è stanco, perché per caratteristiche non riesce ad adattarsi a questo nuovo, credo che però dobbiamo ancora capirlo, perché insomma non l'abbiamo visto in queste partite, queste sono cose che sto aggiungendo io, è evidente che Vigorito punta poi sull'inserimento di giovani che tra l'altro nel momento in cui sono stati chiamati in causa hanno fatto bene, perché c'è da dire che Vogliacco, quando ha giocato dal primo minuto, ma anche quando è subentrato, faccio proprio il riferimento a Como, dove tra l'altro Glick era stato espulso sempre per un fallo molto ingenuo, meno grave ma ingenuo, Vogliacco aveva dato delle risposte positive. Quindi fiducia al tecnico, ma ancora una volta la volontà di trasferirgli quelli che sono obiettivi chiari di un presidente che ora si aspetta di vedere in campo ugualmente degli obiettivi chiari. Il New Deal del Benevento, giallorosso, è un'esagerazione. Il New Deal era la fase di ricostruzione di Franklin Delano Roosevelt dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando si intervenne anche in Europa con fondi piuttosto massicci. Ecco, però rende l'idea di quello che il Benevento sta cercando di fare in queste due settimane dopo le due sconfitte casalinghe con Brescia e Frosinone, caro Francesco. Ma io direi che il New Deal in realtà è cominciato la prima giornata. Ah, ecco, perché è prolungato. Perché quando cominci un progetto è di per sé un New Deal. È un progetto che ha bisogno fisiologicamente di tempo. Bisogno di tempo che nel calcio è merce rara quando ti viene concessa. E Caserta, i suoi calciatori, il direttore Foggia, insomma ne sono tutti consapevoli. Il dottor D'Andrea e il professor Chinnici altrettanto. A proposito, apro una parentesi, perché poi lo spessore di un progetto societario si vede anche da certe figure. Qui ci abbiamo un prof che prima ha detto come ha conosciuto Caserta. Il prof a Palermo ha allenato da Cavani anche Miccoli. I grandi della storia del Palermo di Zamparini per finire con Francesco Totti alla Roma. E il dottor D'Andrea qui, per quasi due decenni al Napoli, insomma, tra ancora Cavani... Miglior fisiatra che io conosca, forse. Gonzalo Higuaín e tutti gli altri. Quindi io penso che il livello delle società poi ancor più si percepisca e si pesi da certe figure che sono quelle che fanno un club. Giusto. Perché i calciatori passano più frequentemente e più velocemente. Staff medico e tecnico invece poi in realtà rappresentano solitamente con più continuità delle colonne. Io dico una cosa, secondo me c'è bisogno inevitabilmente di un po' di equilibrio nelle analisi, nelle riflessioni. Prima Sonia ha detto tantissime cose più che condivisibili. Aggiungo quella col Frosinone, sconfitta che fa male, sì, nelle proporzioni, ma Sonia diceva qual è stato l'intoppo. Penso di poterlo facilmente individuare. Dopo 20 minuti sei rimasto in 10. Calcisticamente, lo dico con grandissimo rispetto, tradito da un impulso del giocatore più esperto che c'hai, che nella gestione, anche qui non è facilissimo dire, sai, attraverso un periodo cattivo lo tengo fuori, perché ci sono dinamiche, umori di gruppo, equilibri che vanno preservati, dei tempi che a certi giocatori devi concedere. Glick è uno strutturalmente molto grosso, siamo paradossalmente quasi ancora all'inizio della stagione, non sono passati neanche due mesi, e ci sta che un allenatore appena arrivato dia tutta la fiducia possibile a chi per monte ingaggi, per storia, per caratura può rappresentare un valore importante. Se la pareggi col Brescia, come diceva Sonia, e la potevi pareggiare perché la sconfitta nasce da un incidente, in questo momento sei a due punti dalla prima
E se non rimane in 10 dopo 20 minuti, magari la perdi lo stesso, ma anche no. E allora, quindi staremmo parlando di un'altra storia. Andiamo dal professor Chinnici. Professore, io fra poco faremo un focus sulla condizione atletica, sulla preparazione, quindi però le chiedo come sta la squadra, perché io so che la condizione atletica, adesso mi metto dalla parte di chi ci segue, di chi ci ascolta e del profano, insomma, ecco. La condizione atletica è legata a quella mentale, è così? Può anche essere questo, però io voglio puntualizzare una cosa, che questi ragazzi sono eccezionali, io ho la fortuna di allenarli e vedo l'amore, la volontà e la voglia di fare bene. Poi mentalmente non credo che... Come mi rifaccio a quello che hanno detto, cioè, le due sconfitte non hanno lasciato il segno? C'è l'amarezza, però se vai a vedere come le abbiamo fatte, e poi è inutile che siamo lì a rimarcare queste cose, perché non mi sembra una cosa, però ognuno di noi sappiamo la forza che abbiamo. Io credo ciecamente in questi ragazzi, perché li vedo ogni giorno, vedo come si allenano, che persone sono, che uomini sono, perché prima di essere un giocatore devi essere un uomo, e questi sono dei grandi uomini. Guardiamo questa slide, eccola qua, 3-7 a perdere, un allenatore esperto, è un calciatore super esperto come Nando Orsi, ma quando si è reduci da 3 sconfitte consecutive come lo è il Benevento, cosa succede all'interno di un gruppo, di una squadra, tra l'allenatore e i calciatori? Cioè, ci si confronta più spesso, ci cerca di trovare degli elementi per risalire la china, che succede? Certo, sicuramente si parla, si guardano le partite, si guarda su che cosa si è sbagliato, però io devo dire che queste ultime 3 partite, 2 partite, Brescia e ieri Pisa, sicuramente non meritava di perdere il Benevento, col Frosinone sì, però... Le ultime due, cioè le partite che ha perso 1-0 sono un po' figlie di una, diciamo anche no, di una casualità, però di episodi sfortunati, perché poi dopo alla fine la prestazione c'è stata. Ho letto l'intervista di Caserta, lui ha detto che bene o male la prestazione c'è stata anche ieri, e quindi bisogna ripartire da lì, bisogna ripartire da delle certezze, però con un piglio differente, perché 3 partite perse. Quando hanno giocato la prima partita col Brescia, 3 domeniche fa, 4 domeniche fa, perché è stata la sosta, erano secondi in classifica. Adesso sono noni o decimi, mi sembra. Undicesimi fuori dai playoff. Quindi ci deve essere un approccio differente. C'è ancora il tempo, però non bisogna più avere questa serie consecutiva di sconfitte. Luigi Truso, prima di Pisa-Benevento, ricordo che un paio di settimane fa tu dicesti c'è stato... il segnale, cioè si aspetta un segnale dopo l'incontro tra Caserta, Vigorito e Foggia, si aspetta un segnale ed è un richiamo all'ordine, usasti proprio questa parola. Voglio capire, dopo la partita di ieri, qual è il risultato di quelle aspettative? Ma io credo che purtroppo in termini di punti il Benevento raccoglie ancora poco rispetto anche a quanto fatto vedere in campo, però è evidente che qualche questione da dirimere seria ci sia. E non sono d'accordo, immagino che tu avrai anche selezionato più avanti qualche passaggio della conferenza stampa di Caserta, ma se non fosse così... Ci sono delle battute, dichiarazioni, ma brevi. Io devo dire che non sono d'accordo sulla sua analisi, ma per un semplice motivo. Cioè, l'analisi legata alla prestazione? Legata al fatto che non ho nulla da recriminare ai miei calciatori, perché la prestazione è stata positiva per me. Io sono del parere che se tu giochi meglio della squadra avversaria e non vinci, hai un problema. Viceversa, se tu giochi peggio, è una logica conseguenza la sconfitta. Quando tu giochi meglio e c'è una sconfitta, e purtroppo non è la prima volta che capita quest'anno, perché il Benevento ha giocato meglio del Parma e ha perso, ha giocato meglio del Brescia e ha perso, ha giocato meglio del Pisa e ha perso. Quindi è evidente che ci sia dell'altro, ed è evidente che l'allenatore, io mi sarei aspettato che l'allenatore approfondisse un po' di più la questione e andasse un po' nel dettaglio della sua analisi, spiegando come mai questa squadra, pur avendo un potenziale e pur esprimendo un discreto gioco,
nel campo e ad avendo delle occasioni non riesce a mettere il pallone in rete. Il Benevento nelle ultime tre gare ha segnato una volta su 4-0 per il Frosinone. Ci andremo, lui ha risultato ormai acquisito. Riccardo Improta, nel frattempo ne abbiamo parlato, ne hanno parlato i nostri ospiti diffusamente nel corso della serata, è tornato e devo dire che è stato il giocatore più pericoloso ieri del Benevento a Pisa. Per quanto mi riguarda è il giocatore più importante di questa squadra. Sentiamo cosa ha detto al termine del match. A mio avviso abbiamo fatto un'ottima partita rispetto poi all'ultima partita del Frosinone, che si bisogna mettere una pietra sopra e lavorare guardando avanti. Veniamo da tre sconfitte, però credo che quella meritata è stata quella col Frosinone. Il Brescia è stato un episodio che ci ha condannato all'ultimo minuto. Sicuramente non veniamo da un periodo positivo, perché comunque tre sconfitte sono tre sconfitte, però dobbiamo valutare partita dopo partita. Penso che l'atteggiamento di oggi, la voglia di oggi ci porterà sicuramente dei punti e dei risultati, dell'armonia giusta. Ovviamente oggi torniamo a casa con una sconfitta, quindi è difficile tornare così. Dobbiamo solo guardare avanti, perché solo così possiamo fare bene, avendo questo atteggiamento che abbiamo avuto oggi e la voglia da squadra, non da singolo. Dopo le sconfitte si vede tutto un po' più nero e noi non possiamo permettercelo, perché adesso ritorniamo in casa, veniamo da tre sconfitte, quindi l'obiettivo è solo tornare a vincere. Solo così sicuramente ti aiuta a vivere la settimana in modo migliore, ma noi già da domani prepareremo la partita con la Regina, con la solita testa, il solito lavoro, il solito impegno e testa bassa e pedalare. La penso così, perché comunque non è facile venire dopo tre risultati, però dipende sempre come arrivano queste tre sconfitte. Non penso che sia un momento così difficile, perché bisogna veramente valutare come sono arrivate queste tre sconfitte. L'episodio di Frosinone era un po' più preoccupante per come è venuta la sconfitta, per i gol presi, una sconfitta in casa brutta. Dopo la partita di oggi, io dico la verità, non vedo questo momento così difficile. Penso siamo una grande squadra, un grandissimo gruppo, tutti bravi ragazzi, dobbiamo solo continuare così. Sabato scorso c'è stata una svolta dal punto di vista della prestazione e anche dell'efficacia in fase offensiva del Benevento. In collegamento con Vicenza, alla vigilia di Vicenza-Benevento per la 15ª di Serie B, Sonia Lantella. Sonia, buonasera di nuovo. Buonasera, al caldo questa sera, perché poi domani ci sarà il secondo collegamento con Offside al freddo. Ecco, domani Offside, dopo la partita, il consueto appuntamento con i contributi a caldo dei protagonisti. Senti, prima hai parlato di identità, di una squadra che ha trovato anche il giusto equilibrio. Tutto questo secondo te passa per il centrocampo a tre innanzitutto e poi con Acampora, Viviani e Ionizza nel centrocampo a tre di cui parlavamo? Sicuramente questa identità passa attraverso il centrocampo, perché era il reparto sotto accusa, era quello che stava facendo più fatica, e sappiamo benissimo, non è che c'è un reparto più importante dell'altro, però il centrocampo è quello che funge un po' da trade union, cioè filtro per la difesa, e chiaramente è ciò che permette poi all'attacco di rendersi pericoloso. Io credo che Caserta abbia trovato la formula giusta con Viviani, che secondo me ha grandi qualità, ricordiamocelo che è patrimonio del Benevento, rispetto ad esempio ad un Vogliacco che è un prestito secco, Elia che comunque è dell'Atalanta, è un patrimonio del Benevento, è un giocatore che secondo me ha prospettiva, è in questo momento, sta meglio di Calò, sta dimostrando qualcosina in più. Io ho visto una manovra più veloce rispetto, ecco, a quando c'era Calò, ma non per mettere sotto accusa Calò, che comunque può essere ugualmente una valida alternativa, però c'era la necessità di accelerare la manovra, perché era un Benevento troppo lento, troppo prevedibile, per nulla pericoloso. Quando una squadra non riesce ad accelerare, e chi è in studio mi può confermare, soprattutto insomma Giancarlo Zotti che ha giocato, in quel caso ti devi affidare ai lanci lunghi, gioco forza, devi verticalizzare, ma il Benevento non ha giocatori per fare questo tipo di gioco, e per cui sembrava un Benevento impotente, non riuscendo praticamente ad esprimersi secondo quella che era la presunta, allora, perché dobbiamo dire presunta, identità di Fabio Caserta. Era un Benevento che si affidava o alle ripartenze, questi lanci lunghi,
era un Benevento che faceva fatica proprio perché non aveva centimetri in avanti. Ricordo anche questi cross contro il Pisa, sempre queste palle alte con dei difensori nerazzurri che erano di stazza, e un attacco del Benevento che effettivamente sappiamo benissimo che era un po' il Napoli di Sarri, no? Tutti giocatori piccoli di statura. Con Viviani, ecco, io ho visto un Benevento più veloce e soprattutto praticamente ha messo Ioniza nel suo ruolo, che è quello di mezzala, dove ha fatto bene anche in Serie A con la squadra di Inzaghi, e sicuramente anche Acampora ne ha trovato giovamento. Io credo che Acampora abbia fatto una partita incredibile contro la Regina. A me era già piaciuto a Pisa, ma contro la Regina secondo me ha fatto un'ottima partita. Ioniza molto più a suo agio e quindi si è creato un equilibrio. Per questo io dico, per me non cambia l'11, poi ci può essere la variazione Brignola al posto di Insigne piuttosto che non so, ma non credo nemmeno Teglio. Però il centrocampo non lo puoi toccare in questo momento, perché è lì che abbiamo visto qualcosina in più. E se vuoi una squadra equilibrata devi partire da ciò che di buono hai fatto nell'ultima partita e comunque qualcosina che avevi già visto a Pisa nel secondo tempo quando è subentrato Viviani. Senza più montagne russe, la regola del 3 proprio dopo Pisa, da questo studio. Insomma, l'ipotesi più accreditata era che se il Benevento, da terzo in classifica, con 3 sconfitte consecutive, era precipitato all'11° posto, sarebbero bastate 3 vittorie per tornare come era prima dell'inizio di novembre, quindi a fine ottobre, e così è stato. Quindi la Serie B è questa, però adesso le montagne russe non ci devono più essere, caro Giuseppe, cioè bisogna avere una certa continuità dei risultati. Sì, come hai detto tu, la classifica quest'anno è cortissima. Noi prima di queste 3 vittorie eravamo all'11° posto, ora siamo al 4°, quindi dobbiamo continuare così. Ora venerdì c'è la Ternana e non dobbiamo sottovalutarla e dobbiamo pensare a vincere anche là. Senti, che significa il gol che hai segnato ieri, che ha regalato 3 punti alla tua squadra, per te? L'altro ieri. Diciamo così, sportivo. No, è stata una bellissima emozione. Bellissima emozione. Mi porta bene, insomma. Perché ha debuttato, penso, in Serie B contro il Pordenone. Sì. Quindi in attesa dell'altro gol col Pordenone al ritorno, magari... Senti, ma uno come la Padula, insomma, i suoi assist ti dicono soltanto mettila dentro. Ma infatti sono andato a ringraziarlo perché sì. Mi ha messo una palla che devo solo spingerla dentro. Quella quaterna è servita, caro Salvatore Elia, cari amici. Franco Santo dunque è sul momento del Benevento. Caro Salvatore Elia, come ci si sente dopo 4 vittorie consecutive? Molto più sereni. Siamo molto più tranquilli e, a parer mio, anche la sconfitta col Pisa, ad esempio, non la meritavamo, è stato un episodio, però siamo soddisfatti di queste 4 vittorie e vogliamo continuare su questa strada. Adesso ci colleghiamo al telefono con il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito. Presidente, buonasera e bentrovato. Buonasera a lei, agli ospiti e ai nostri collaboratori. Buonasera. Ecco, buonasera Presidente, in attesa che di riuscire ad ascoltare la voce del Presidente in studio, le domando subito, dal suo punto di vista, che cosa è successo nelle ultime 4 partite al Benevento? Questo cambio di rotta è dovuto a che cosa, secondo lei? Beh, io credo che una squadra rinnovata per i 2/3 ha dovuto fare poi conti con un'amalgama da ricercare, con un allenatore con una filosofia diversa da quello dello scorso anno e con una complessiva condizione che, non dimentichiamo, veniva fuori da un anno in cui c'era stato pochissimo riposo, si era giocato a calcio in condizioni particolari. Dice, ma anche gli altri, a tutti la mattina ci vegliamo, ma non tutti abbiamo mal di testa, qualcuno ha il mal di testa, qualcuno no. L'allenatore aveva bisogno di tempo per amalgamare nuovi, vecchi e soprattutto dare a tutti una mentalità diversa,
ho sentito dire in studio da Sonia, anche dagli altri autorevoli ospiti, che era quasi normale aspettarsi un periodo di assestamento. Abbiamo perso 3 partite e mi pare di aver sentito che le 3 partite sono state certamente figlie di un gioco non brillante, ma anche di errori individuali. Una cosa certamente mi rifiuto di pensare è che abbiamo fatto un cambio di rotta, perché molti ci dicevano che dovevamo cambiare rotta. Noi come società, come allenatori, siamo sempre aperti ad ascoltare i suggerimenti delle persone competenti che parlano senza pregiudizio e soprattutto nell'interesse della società, ma insomma pensare che si cambi formazione o si cambi calciatore o si cambi modulo perché lo suggeriscono tutti quelli che stanno attorno al calcio, visto che la frase più bella, più fatta ma più bella è che in Italia siamo tutti con CT della nazionale, lei pensi se un allenatore veramente dovesse cambiare squadra perché lo dicono gli spettatori o lo dicono gli altri allenatori o lo dicono ex calciatori in pensione? Saremmo a fare la formazione non ogni domenica, ma uno ogni 3 minuti, perché ogni 3 minuti c'è qualche calciatore che va in croce e qualche altro che va sull'altare. Credo che i ragazzi si siano guardati in faccia, dopo 3 partite sei lì, sull'orlo di baratro, o ti guardi negli occhi e pensi di doverti veramente rifare completamente, o ti lasci andare. I nostri, grazie al sostegno di molti, non di tutti, ma di molti, grazie a un allenatore che io considero una persona estremamente preparata, altrimenti non sarebbe il nostro allenatore, perlomeno non sarebbe stato scelto da noi, hanno avuto questa capacità di riprendersi. Adesso, come sempre, i detrattori diranno che ci siamo ripresi contro le ultime in classifica. Qualcuno dirà che ci siamo ripresi perché abbiamo messo qualcuno al posto di qualche altro. La verità è che il Benevento Calcio sono 4 anni, non uno, ma 4 anni, che fa campionati più che dignitosi. Qualche volta li vince, qualche volta li perde, però nessuno potrà mai dire che è una squadra, è una società che non onorano la maglia che indossano. Credo che ci sia stato tutto questo, anche frutto di una grossa discussione, apertura tra allenatore, direttore sportivo e qualche altro elemento che fa parte dello staff, qualche modifica suggerita, come dicevo prima, non certamente imposta, e l'allenatore avrà trovato una quadra. Adesso la domanda è: durerà sempre? Certamente per la volontà di tutti sì. Allora, guardiamo il servizio sull'avversario di domenica, il Monza di Galliani e Berlusconi, che arriva al Vigorito a sfidare il Benevento di Oreste Vigorito e di Fabio Caserta, ovviamente. Buon Natale a tutti, insomma postumo, visto che però ce lo siamo già fatti lunedì scorso, il Buon Natale, quindi va bene così, e ci avviciniamo alla fine dell'anno 2021 con tutta una serie di risvolti sportivi e non, di cui tratteremo questa sera, visto che il campionato di Serie B è stato travolto dall'onda del Covid di nuovo ed è stato interrotto in anticipo per riprendere alla metà di gennaio. Quindi noi parleremo ovviamente di questo, parleremo dei risvolti tecnico-tattici e fisici sulla squadra, anche psicologici, dopo lo stop per la ripresa, e cercheremo poi di capire il Benevento dove potrà arrivare nell'anno 2022. Il 19 di dicembre al Vigorito, si giocherà il 13 di gennaio, poi il 16 di gennaio, 3 giorni dopo, di domenica si giocherà Spal Benevento, e il 22 gennaio alle 14 Alessandria Benevento. Le due trasferte Spal e Alessandria, Ferrara e Alessandria, che si dovevano disputare tra il 26, quindi ieri, e il 29, dopodomani, sono spostate al 16 e al 22 gennaio. E così la Serie B, diciamo, si è messa a posto, in riga, ha ritrovato il suo indirizzo. Però voglio capire, da calciatore, queste incertezze all'inizio, si gioca o non si gioca? Ci si allena con uno spirito diverso, ovviamente, quando si sa che si potrebbe non giocare? E quando improvvisamente si spezza il campionato e si riprende a gennaio, che succede?
Ma normalmente già quando c'è una sosta, sempre quando si riparte non si sa mai cosa succede, nel senso, perché di solito si fanno dei richiami di preparazione, quindi poi alla prima partita spesso ci sono sorprese, ci sono situazioni non attese, ci sono magari giocatori che poi ancora non hanno ricarburato, e quindi è sempre un'incognita. Io penso che questa volta ancora di più. Cioè, dopo una situazione di questa, una sosta così lunga, con casi Covid che ci saranno, sicuramente giocatori che non scenderanno in campo perché ancora magari infetti, oppure chi è venuto fuori dal Covid non sa come reagirà, quindi io penso che saranno davvero delle grosse incognite questa volta. Non lo so, sarà difficile capire. Io mi aspetto grosse sorprese alla ripresa dei campionati. E tu dici che questo potrebbe anche, diciamo così, incidere sulle gerarchie in classifica? Sulle gerarchie in classifica non so, però io penso che ci saranno delle grosse sorprese, proprio questa situazione di incertezza, questi casi di Covid che auguriamo che si fermino, anche quello, bisognerà vedere le squadre come affronteranno queste partite, cosa succederà alla Lega, io penso che un po' tutto, come si dice? Dice la verità, il Benevento ovviamente ha una partita in meno rispetto alle altre, no? Benevento, Lecce, Monza e Vicenza hanno una partita in meno, però insomma, ma io meraviglia vederlo lì, perché l'ultima volta che ci siamo visti con Zotti non era in quella posizione. Ma senz'altro in questo momento il Benevento è la squadra, secondo me, una delle squadre più svantaggiate, perché era in un momento di forma, aveva trovato un equilibrio, aveva trovato un assetto difensivo, aveva trovato un equilibrio di squadra, era in gran forma, c'era la Padula che trainava la squadra, quindi tutte queste cose chiaramente alla ripresa non sai se te le ritrovi e quindi è chiaro, però il Benevento aveva iniziato a giocare bene, a trovare un equilibrio, aveva alzato i ritmi e quindi questo ci fa ben sperare. Chiudiamo qui il nostro appuntamento, io saluto Orlando Materazzo, Giuseppe Andrita e poi tutti gli operatori che sono qui in studio e che sono in regia, tutti, nessuno escluso, grazie a voi per la cortese attenzione, buon anno a tutti, noi ci ritroviamo a gennaio, il 10 gennaio con 8 gol, il salotto del grande calcio di 8 Channel a 3 giorni praticamente da Benevento Monza. Buonanotte, buon anno a tutti!